In questi giorni ho scritto un testo che dice l'esperienza che sto facendo e che forse stiamo facendo in tanti. Il suo titolo è Il silenzio. Perché tutto questo silenzio? Questo fermarsi, come se davvero ne avessimo bisogno? Davvero? No, noi piuttosto abbiamo bisogno di incontrarci di persona. Non abbiamo certo bisogno di avere paura di chi ci sfiora per strada, al supermercato, sui mezzi pubblici. Ancor meno abbiamo bisogno di isolarci, di pensare al nostro orticello, alla nostra spesa, al senso di fallimento ogni volta che rimaniamo con nessuno e niente intorno. Non abbiamo bisogno di sentirci inutili in casa. Allora perché? Cosa non abbiamo ancora capito? Quando mi pongo tutte queste domande, faccio l'unica cosa che mi dà la sensazione di essere fuori casa, uscire sul balcone. E mi accorgo di una coppia seduta al sole, mai visti prima. Buonasera! Mi esce dalla bocca come se non parlassi da giorni. Buonasera! Mi rispondono sorridendo. Rientro in casa sorpresa dalla mia felicità. E capisco. Questo tempo in cui fermarsi è un dovere porta con sé, pur nella contraddizione, una serie di doni inaspettati, tanto da sembrare un tempo di grazia. E chiedo quasi scusa nel pensarlo. Qualcuno dentro mi dice di rompere le mie abitudini, di accorgermi di quanto sia prezioso avere un amico, un quasi sconosciuto cui parlare, dargli tempo, ascolto, tempo, cura, attenzione, regalargli tempo. Mi sembra che qualcuno mi stia donando un nuovo presente, un nuovo modo di riempirlo di senso. Non era stato mai così prezioso lo scorrere degli attimi. Perché non posso correre da casa al lavoro a casa. Solo alcuni lo devono fare e per loro sì, voglio usare bene i miei attimi preziosi. Voglio che il conforto del mio sperare oltre ogni speranza arrivi a te, che esali l'ultimo respiro da solo. Vorrei poterti sussurrare all'orecchio: hai fatto tutto bene. Hai fatto tutto. Voglio restarti accanto mentre assisti chi fatica a respirare. Voglio attraversare il tuo dolore perché è anche mio adesso. E in questo oceano di incertezze voglio rimanere fedele a quello che un Dio buono che mi guarda da sempre mi suggerisce. Voglio restare fedele all'incanto per ogni eterno presente nel quale posso ancora amare.